Rivoluzione per i banchi di genere vario di Sant'Ambrogio che da oggi 29 gennaio si trasferiscono qui in Largo Annigoni momentaneamente fino a dicembre 2024 stando alle previsioni per la costruzione della nuova pensilina del mercato, ma i commercianti non sono tutti contenti. Sinceramente non sono tanto contento, avrei preferito rimanere dove eravamo. Quanto mai avete guadagnato un posto al sole qui? Ma un posto al sole finché è inverno ci può stare, ma quando si arriva a giugno, luglio, agosto, qui un posto al sole sarà bello caldo, diciamo. Il problema è la copertura, riuscirò piano piano in questa settimana a riorganizzarmi. Situazione temporanea finché la pensilina anni, non sarà costruita? Dovrebbe essere 6-8 mesi, come dicano. Io penso fino a gennaio 2025 o febbraio non credo saremo là, poi vediamo come vanno i lavori. 34 i banchi interessati con una maggiore ampiezza che ora prevede anche il mezzo, il veicolo all'interno, però qualcosa secondo i commercianti non torna. Dopo un anno e mezzo di tempo per far tutto per bene ci sono due o tre banchi che non entrano e dovranno fare dei cambiamenti. Stamattina hanno fatto la riga. Dice sei qui, sei qui, sei qui. Probabilmente non hanno fatto la scala della cartina bene. Quanti banchi sono rimasti fuori? Dice, parlano di quattro. Ieri per il mercato dell'antiquariato che alcuni sono rimasti fuori. L'antiquariato sono rimasti fuori diversi, ma hanno già visto di sistemare la cosa e penso che il prossimo fine mese ci saranno molti più posti, ecco. Rimarrà invece qui sotto la pensilina anche durante i lavori il mercato ortofrutticolo che in base all'avanzamento dei lavori si sposteranno di volta in volta. Noi ci spostiamo e praticamente un po' di sacrificio va fatto, ma comunque non è che cambierà tanto a noi.